SISDEV, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per il monitoraggio strutturale, presenta l'applicazione del sistema SH Box. In collaborazione con ANAS è stata effettuata l'installazione su un viadotto del raccordo autostradale Torino-Caselle. Il sistema è costituito da nodi multisensore wireless in grado di misurare nello stesso momento e nello stesso punto dove sono installati la deformazione, lo spostamento, la temperatura, l'inclinazione e l'evento sismico dell'elemento strutturale. I dati acquisiti vengono inviati ad una piattaforma software per l'analisi ed elaborazione tramite un'infrastruttura di rete basata su gateway di ultima generazione. I gateway comunicano con i nodi multisensore attraverso lo standard LoRa e con la piattaforma software via rete cellulare. In assenza di rete elettrica, possono essere alimentati con pannelli solari. I nodi multisensore sono caratterizzati da un consumo energetico molto basso, pertanto sono alimentati con batterie a durata pluriennale che garantiscono la continuità del servizio. La loro installazione è semplice e poco invasiva. Avviene tramite incollaggio con adesivo strutturale su una superficie adeguatamente preparata e pulita. Un singolo nodo è in grado di rilevare una moltitudine di parametri e di individuare su sezioni significative gli spostamenti e le deformazioni della struttura, in modo tale da ottenere una ricostruzione almeno schematica della configurazione deformata complessiva dell'opera. I nodi sono assimilabili ad una nuvola di punti di misura dinamici che aggiornano costantemente il modello digitale strutturale su di essi costruito e interpolato. Il posizionamento dei nodi multisensore nella struttura è definito da un piano di dispiegamento redatto da un professionista competente in materia strutturale. Il documento contiene le logiche di monitoraggio e la posizione di ogni nodo nella struttura. Tali informazioni sono fornite agli installatori per la corretta posa del sistema. Alla piattaforma software si accede semplicemente da browser attraverso un'interfaccia grafica efficace e potente. I dati dei singoli nodi multisensore possono essere valutati singolarmente o riaggregati dinamicamente tramite modelli fisici e statistici interpretativi. È possibile modificare a distanza i parametri operativi dei singoli nodi per variare le logiche di monitoraggio applicate alla struttura. La piattaforma implementa anche la visualizzazione e navigazione sul modello 3D della struttura monitorata. Da qui è possibile valutare la salute strutturale dell'opera attraverso il colore assunto dai singoli elementi strutturali. Tale colore potrà variare da verde per evidenziare uno stato normale a giallo e rosso per segnalare il raggiungimento di un valore anomalo o fuori soglia. Grazie a SH Box è possibile ricostruire nel tempo l'andamento strutturale dell'opera e ridurre il numero di ispezioni visive, limitandole ai casi più critici segnalati dal sistema. SH Box, la prima scatola nera delle infrastrutture.